attuazione della legge 124/2015, la legge Madia, che di fatto purtroppo ahinoi ha smantellato il corpo forestale dello Stato. All'interno di questa legge si dice chiaramente che nel quadro della riorganizzazione del corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra forza di polizia sono fatte salve le competenze del medesimo corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le annesse risorse, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare, la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e della unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale. Il Governo ha esercitato la delega con decreto legislativo 177 del 2016, in cui si ribadisce quanto detto sopra, ovvero che il corpo forestale è stato assorbito, come sappiamo, dai carabinieri, ad eccezione però delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento, con mezzi aerei degli stessi, attribuito al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 9. L'articolo 9, di nuovo, ci dice che in relazione a quanto previsto dall'articolo 7,1 del Corpo Nazionale dei Vigili, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono attribuite le seguenti competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi: A, concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; B, coordinamento delle operazioni di spegnimento d'intesa con le regioni anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi AIB; C, partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali. Il quadro che ne esce è naturalmente chiarissimo: funzioni, personali, mezzi e risorse del corpo forestale dello Stato relative alla lotta contro gli incendi boschivi devono passare al corpo dei vigili del fuoco, e così le competenze che sono ricondotte nelle mani delle regioni. Però purtroppo, come evidenziamo nella risoluzione, l'applicazione di questa legge sembra abbia delle criticità, così come è stato sottolineato e sollevato anche da un sindacato dei vigili del fuoco. Infatti sembra essersi aperta una sorta di competizione tra apparati dello Stato rispetto a quella che è una competenza fondamentale come lo spegnimento degli incendi boschivi. Apparati che, non abbiamo fatica a metterlo, svolgono entrambi funzioni particolarmente apprezzate e di importanza di tutela di ordine pubblico, di protezione e sicurezza ambientale, civile e istituzionale, ma che non sono sovrapponibili anche per una questione di semplificazione, semmai sono complementari. Come dicevamo, questi sindacati hanno segnalato che probabilmente c'è una criticità in questo, perché sembra, da alcune comunicazioni che sono circolate, che alcuni appartenenti ex forestali, anziché transitare nei vigili del fuoco, possano essere affidati invece ai carabinieri. Ecco, questo noi non lo vogliamo. La risoluzione va esattamente in questo senso, cioè vogliamo che ci sia coerenza fra le leggi che sono state emanate e che sanciscono sostanzialmente il transito della funzione e del personale ai vigili del fuoco, che sappiamo oggi non vivere proprio in una situazione diciamo di eccellenza, per mezzi che sono vecchi, personale che manca, e quindi è assolutamente necessario garantire che gli ex forestali che svolgevano prima quelle funzioni vengano trasferiti all'interno dei vigili del fuoco, sapendo anche che l'antincendio boschivo è di competenza delle regioni, che in questa regione Emilia-Romagna vale circa 2 milioni di euro, quindi è indispensabile che venga assicurata la massima attenzione e chiarezza della nostra istituzione su questo tema, ed è questo sostanzialmente che la nostra risoluzione vuole sostenere, e ha questo obiettivo, ovvero creare condizioni per rendere meno inutilmente complesso il lavoro impegnativo che i vigili del fuoco svolgono nel campo della lotta dell'antincendio boschivo. Esattamente importante come il lavoro svolto dall'Arma dei Carabinieri. D'altro canto sappiamo anche che esiste un protocollo che è stato siglato recentemente al Ministero dell'Interno, che definisce le modalità di cooperazione tra carabinieri e vigili del fuoco proprio in questo tema, a seguito appunto della redistribuzione dei compiti affidati al disciolto corpo forestale dello Stato. E anche in questo protocollo, sulla base del protocollo dell'Arma dei Carabinieri, realizza l'attività di prevenzione attraverso i servizi di controllo del territorio anche aerei, acquisisce segnalazioni di incendi boschivi che giungono al numero di pubblica utilità
1515 conduce specifiche attività investigative avvalendosi delle proprie componenti specializzate che operano a sostegno o con il supporto dei reparti dell'organizzazione territoriale, intervenendo nelle zone interessate e provvede al monitoraggio delle aree percorse dal fuoco e agli accertamenti conseguenti agli incendi boschivi che prevedono attività di rilievo e perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, mentre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco spettano invece le competenze, ancora una volta si ribadisce, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, comprese quelle inerenti all'ausilio di mezzi da terra e aerei, al coordinamento delle operazioni di spegnimento d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendio, alla partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali. Quindi, secondo noi, sussistono i condizioni non solo per definire modalità operative, come mi è stato risposto all'interno di un'interrogazione in merito a questo tema, ma sicuramente per andare avanti con le convenzioni e definire un quadro legislativo all'interno del quale queste due forze si devono muovere, chiaro, definito e trasparente, anche per assicurare su altri fronti che il personale delle forze dell'ordine, appunto, sia messo nelle condizioni di svolgere la delicatissima funzione di controllo del territorio. E questo è riferito all'emendamento che abbiamo presentato. Quindi chiarezza e rinnovo delle convenzioni e assicurare che quelle forze della forestale che svolgevano servizi antincendi vengano sicuramente trasferite al Corpo dei Vigili del Fuoco. È questo che chiediamo nella risoluzione. Grazie.